Benvenuti a Top Secret. Questa sera siamo nel campo chimico cosmetico e sono con la dottoressa Deborah Paglieri. Benvenuta, Grazie, buonasera. buonasera. Presidente e amministratore delegato della Paglieri SPA. Sai che io questo nome l'ho già sentito, però. Paglieri, l'ho già Paglieri, sentito. forse fece azzurra. Ma non mi dica che è lei. Forse. Lo so, è una simpatica gag con la quale abbiamo cominciato. Uno dei marchi più granitici della storia proprio italiana, Felce Azzurra. Mi racconta un po' di storia di questa azienda che chiunque conosce in Italia. Felce Azzurra è un marchio, io rappresento la quinta generazione, quindi come si potrà capire Parliamo l'azienda è dell'Ottocento molto come storica. inizio. Sì, l'attività del Trisnonno è cominciata agli inizi del 1800 come bottega di profumeria. Poi il marchio Felce Azzurra, quindi da lì si è andati avanti col bisnonno che ha, diciamo, poi creato il primo stabilimento. Poi con il nonno, e quindi siamo arrivati al 1923 quando Felce Azzurra è diventato un marchio, nato come Eau de Toilette, e poi nel 1924 come talco. E poi siamo andati avanti, chiaramente, fortunatamente siamo andati avanti fino ai giorni nostri. Anche per, devo dire, per fortuna nostra, insomma. Che bello, io ringrazio sempre insomma, i consumatori che come dire, ci scelgono, ecco. Ma probabilmente anch'io quando ero bambino mi hanno cosparso di talco, Felce Azzurra, Paglieri. Creando una dipendenza, Sì, magari, ecco, quindi assolutamente. meno Ma in questo male. caso l'essenza così leggendaria, da dove, chi l'ha creata? Qualcuno che si è inventato questo profumo ai tempi. Il nonno, credo che già il bisnonno mise insieme delle note, perché diciamo Felce Azzurra, il nome deriva dalla traduzione in italiano di Fougère, che è uno degli accordi classici della profumeria, quindi la profumeria ha cinque accordi classici, che è la nota, diciamo, agrumata, Cipre, Fougère e via così. E Fougère sta per felce, quindi felce azzurra, perché a quei tempi, agli inizi del 1900, l'azzurro era un colore abbastanza di moda, era un colore rappresentativo dell'Italia, ma era proprio di moda per gli arredi, quindi felce azzurra, che è il nome del marchio che diede il nonno, e la nota, il nonno era profumiere, così come anche mio papà, e quindi la nota venne proprio creata da loro, ecco, dal bisnonno, poi il nonno, con tutte le modifiche, ecco, che si sono attuate poi per ottemperare la normativa, ecco, magari c'è stato piccole modifiche nel corso degli anni, un po' come, insomma, come altri marchi che magari di una bevanda nota, Sì. storica, che negli anni è cambiata, ma il consumatore oggi non si accorge che è cambiata. Senta, per far capire l'importanza di un marchio del genere, lei, stavamo chiacchierando prima, mi diceva che c'è un 98% di conoscenza del marchio Felce Azzurra. Sì, di questo infatti abbiamo fatto qualche anno fa una ricerca per cercare di sondare la conoscenza spontanea del marchio. Siamo rimasti quasi sorpresi anche noi di apprendere che in Italia questo marchio è noto a praticamente la totalità della popolazione italiana. E quindi questo ci ha stupiti, ecco, nel senso favorevolmente, perché non pensavamo questo genere di notorietà, ecco. Beh, l'ho detto, un marchio proprio è la storia. Senta, anche ancora oggi l'ambiente è familiare in Sì, azienda? Sì. assolutamente. Sì. L'azienda è sempre stata gestita e diciamo anche economicamente sostenuta solo dalla famiglia, quindi non ci sono mai stati investitori terzi o gestori terzi. Oggi il board si compone ancora chiaramente siamo noi, siamo i Paglieri. Poi abbiamo invece, per così adeguarci un po' ai tempi, un management e un direttore generale che provengono da altre aziende, quindi sono manager molto bravi, molto capaci, che oggi hanno dato un nuovo valore, a mio avviso, all'azienda, perché comunque hanno portato all'interno dell'azienda un metodo
che insieme a noi ha portato a dei risultati, devo dire, particolarmente positivi. Quest'anno noi chiuderemo un bilancio fra i migliori, diciamo, degli ultimi 20 anni. E quindi sì, quindi credo che il contributo sia anche loro, c'è questa interazione molto bella fra noi paglieri della famiglia e il direttore generale e i suoi collaboratori, gli altri manager, che produce un risultato molto, molto positivo, perché loro portano il metodo, noi portiamo quello che è un po' la storia, diciamo, la tradizione dell'azienda. Ogni tanto magari, non voglio dire che ci scontriamo, ma diciamo che ci confrontiamo anche vivacemente, però poi questo porta sempre a dei frutti, secondo me, molto, molto positivi, come dimostrano i numeri. Certo. Ecco. Lei è entrata, dottoressa, in azienda nell'89? Esatto. Con che funzione? Beh, allora la tradizione diceva che i figli dovessero entrare nella stessa area dei padri. Quindi mio papà era il direttore tecnico e profumiere dell'azienda e quindi io fui in un certo qual modo obbligata a entrare in quell'area. Poi però, in maniera abbastanza astuta, visto che non me la sentivo mia, me ne allontanai perché compresi che fra il marketing e la ricerca e sviluppo era difficile dialogare, cioè quando si doveva pensare a un nuovo prodotto c'era sempre un po' di incompatibilità, perché il tecnico è molto rigido nel suo modo di pensare, sì. Il marchettaro invece vorrebbe poter scrivere qualunque cosa sull'etichetta, no? E quindi c'è sempre un po' di frizione. Allora io mi inventai un pochino questo ruolo di, come dire, mediatore o traduttore dei due mondi, e in questo modo riuscii un pochino a sganciarmi dall'area tecnica e avviarmi verso l'area più marketing commerciale, che è quella poi dove ho operato più a lungo. Senta, dove si trova l'azienda? Dove siete? L'azienda è ad Alessandria, ecco. È sempre stata lì, una tranquilla, diciamo, città di provincia piemontese, sì. È nata lì ed è sempre stata lì, a parte una parentesi, quando aprimmo nell'isola di Malta uno stabilimento, tenendo sempre quello ad Alessandria, però là lavoravamo certe i deodoranti, spray, avevamo alcune lavorazioni di sapone solido. E sì, perché allora, le parlo di almeno una trentina di anni fa, allora innanzitutto la manodopera era, cioè i maltesi sono persone molto attente alla qualità, sono molto inglesi come testa, e però conoscevano tutti l'italiano. Per cui per noi poter fare sì che diciamo, gli impiegati, gli operai potessero dialogare tranquillamente comprendendosi era già un punto di forza. La manodopera là allora costava poco, compensava i costi della logistica, e quindi tutto questo insieme di cose ci portò a aprire uno stabilimento sull'isola di Malta. E per quanto riguarda i mercati, siete anche all'estero? Sì, noi siamo presenti in 45 paesi. Siamo così fieri di questo marchio, anche all'estero. Immagino. Siamo anche all'estero, sì, sì. Siamo presenti in 45 paesi nel mondo e vorremmo però adesso fare di più, e quindi vorremmo quest'anno e il prossimo anno in particolar modo sviluppare l'export in maniera importante attraverso acquisizioni che sono un pochino, stiamo analizzando, ecco. Certo. Quali sono i marchi che avete? I nostri marchi, beh, come dicevamo prima, Felce Azzurra, che è quello principe, anche perché con Felce Azzurra abbiamo fatto un'attività di category stretching e brand stretching importante, quindi l'abbiamo esteso al massimo anche sulla categoria degli ammorbidenti, prodotti per il bucato, quindi. Poi Cleo, che è sempre una linea che nacque negli anni fine 70, inizio anni 80, che per la prima volta è dedicata alle donne, che per la prima volta inseriva nella formulazione un ingrediente rubato al mondo alimentare. Le proteine del latte. E quindi Cleo, e poi Labrosan, che è una linea di pomate per labbra, e poi abbiamo una società che distribuisce nel canale profumeria due marchi che si chiamano Aqualina, che sono prodotti per l'igiene della persona, molto divertenti perché al gusto di cioccolato, cioè al profumo, meglio che al gusto di profumo di cioccolato, cioccolato fondente, frutta, insomma, torta al limone, queste cose, questa attività, sì, questa molto molto accattivante. E poi Pink Sugar, che invece sono più che altro prodotti di profumeria alcolica, sempre con note molto gourmand.
Visto che stiamo attraversando un periodo così difficile, mi piace parlare di futuro, di progetti, perché allontanano la depressione, lo dico sempre questo. Il futuro? C'è qualcosa? Il futuro è orientato in questo modo. Allora, diciamo che vorremmo diversificare, quindi portare Felce Azzurra in categorie ancora diverse, quindi pensiamo prevalentemente ai deodoranti per la persona, che quest'anno vedranno un investimento molto importante, inserimenti nei punti vendita per poi proseguire con la comunicazione. Poi pensiamo a investimenti, una nuova linea produttiva che è arrivata peraltro in questi giorni, quindi verrà collaudata a breve, per diciamo, l'insegna dei prodotti attenti all'ambiente, quindi sì, sostenibili e green, perché è un nuovo involucro, diciamo, non è il classico flacone di plastica, ma proprio per ridurre la produzione della plastica abbiamo pensato a questa sorta di, si chiama DOIPA, che è il brevetto, ed è una sorta di sacchettone che sta in piedi, una volta svuotato diventa molto sottile, molto leggero, per cui in questo modo potremo sbaltire molta meno plastica. E poi lo sviluppo export, ecco, questi sono un pochino i tre pilastri per cui, su cui vorremmo lavorare in questo e nel prossimo anno. Senta, top secret ci chiamiamo, perché a questo punto l'ultima domanda è: qual è il segreto di un'azienda così, se c'è un segreto? Dunque, c'è una formula come quella di Felce Azzurra, secondo me, quindi sì, che ha qualche ingrediente. Prevalentemente direi che i più importanti sono tre. Uno è sicuramente l'attenzione maniacale alla qualità, su cui non bisogna alla quale non bisogna mai rinunciare. E infatti mio padre sempre, quando qualcuno, visto che lui è il profumiere, quindi si trova, fa anche gli acquisti in prima persona delle materie prime di profumeria, sì, perché ci tiene tantissimo a valutare la qualità di ogni singolo ingrediente. Felce Azzurra, la formula ne ha un centinaio. Lui, quando qualcuno gli dice attenzione, magari sfora un pochino col prezzo, e lui dice, lo vede su questo flacone cosa legge qua sotto? Paglieri, questo è il mio nome. Come per dire, non mi chieda di rinunciare alla qualità, perché qui c'è il mio nome, c'è la mia faccia, la mia reputazione, quindi non accetto questo. Quindi la prima cosa è la qualità. Il secondo ingrediente è sicuramente l'attenzione al consumatore. Bisogna ascoltare sempre il consumatore, essere molto attenti, perché dall'osservanza, diciamo, dall'osservare attentamente i suoi gesti, quello che fa, come si comporta. Io spesso vado nei punti vendita ancora a osservare che cosa fa il consumatore davanti allo scaffale, cosa fa quando deve scegliere un bagnoschiuma, lo prende, lo apre, lo annusa, guarda solo il prezzo, perché è importante cercare di capire i bisogni, che spesso non sono ancora, sono nascosti, sono bisogni che noi dobbiamo individuare e poi cercare di fare innovazione, di dare al consumatore quello che lui ha bisogno, di cui magari ancora non si rende conto. E il terzo ingrediente ed ultimo è la comunicazione. Oggi abbiamo tanti mezzi per comunicare, i social media ne abbiamo tantissimi, la comunicazione deve essere sempre assolutamente fatta con grande regolarità, andando sempre a tenere compagnia, ricordare sempre al consumatore che la marca c'è, che è presente nella sua vita. E in questo modo la marca può diventare uno dei cosiddetti love marks. Quindi Kevin Roberts, certo, il guru del marketing, disse che i love marks sono quei marchi commerciali che sono riusciti a stare così vicino al consumatore, tanto da, come dire, da entrare nella sua empatia, ecco, da essere molto vicino a lui. Mi sembra una ricetta, e lo dice anche il successo dell'azienda, mi sembra una ricetta assolutamente vincente. Senta, la ringrazio molto per essere stata con noi. La prossima volta che farò la doccia e mi metterò il talco, penserò a lei. Bene, io ringrazio molto, grazie mille. Grazie a lei per essere stata con noi, davvero. Arrivederci, grazie. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Benvenuti a Top Secret, la trasmissione che potete seguire sul canale 821 della piattaforma Sky. Oggi siamo nel campo farmaceutico. T&A Farm, ho detto bene, spero. Benissimo. Ho cercato di fare quello che sa molto bene l'inglese. E sono con Marco Dalla Volta e Erika Cataldo. Adesso poi chiariremo i ruoli. Cominciamo però dalla storia dell'azienda. Noi cominciamo sempre così perché
spesso vengono fuori delle cose molto interessanti. Come comincia la vita di questa azienda? La vita di questa azienda nasce nel 2009 dalla fusione in realtà di altre aziende e nasce con l'idea di essere un distributore farmaceutico come ruolo primario e come ruolo secondario l'idea di dare un'assistenza manageriale alle aziende medio-piccole o alle aziende estere che vogliono entrare in Italia. Cosa intendiamo noi per assistenza manageriale? Cioè sostituire quello che è un direttore vendite, un direttore marketing, che sono dei costi fissi, rendendoli dei costi variabili. Quindi un'azienda che vuole entrare in Italia, un'azienda che vuole una rete di vendita, un'azienda che vuole lanciare un prodotto, noi in azienda abbiamo, ciascuno per i suoi ruoli, tutte le figure necessarie per poter fare questo lavoro e ridurre i costi e trarne spesso tanti benefici. Ed è stata fondata da lei? È stata fondata da me e da altre due persone. Da altre due persone, benissimo. Ecco, che cosa fa l'azienda? L'azienda fa tante cose, nel senso che noi siamo nati vendendo medical device, vendendo test in vitro e poi piano piano, seguendo le esigenze del mercato, che ovviamente cambiano sostanzialmente nell'arco degli anni, anche perché cambiano la modalità di vendita, il modo di essere, il modo di vendita, e abbiamo costruito tutta una linea di salute per la persona, quindi che va da dei saponi molto particolari, solidi e liquidi, a delle profumazioni corpo, delle creme corpo, a delle caramelle italiane e straniere, fino a tutta una serie di prodotti make-up italiani, magari marchi meno conosciuti, che però hanno comunque tutti una valenza molto importante perché sono fatti bene e oggi cercare di dare meno problemi alle persone, alla pelle, è molto importante per noi. Cioè, certo. Ci sono troppe allergie dovute a tanti allergeni che vengono immessi nei prodotti. Noi si cerca, nei limiti del possibile, di fornire tutta una serie di prodotti di qualità a lei. No, mi ha molto incuriosito la cosa dei test. Quali test? Mi interessano. Noi vendiamo il test di gravidanza, il test dell'influenza, i test adesso HIV, i test per la clamidia, tutta una serie di test per problematiche maggiori che si possono riscontrare in ambito di vita normale. Oggi ovviamente test per il Covid, test rapidi per il Covid, certo. Ovviamente sia sierologico che il tampone rapido che il tampone salivare, però diciamo i test rapidi sono una bella soluzione e infatti ai pensavo. Problemi, assolutamente. Poi ovviamente non sono la soluzione totale, però possono aiutare i test della glicemia per il diabetico, cioè, certo. tutta una serie di prodotti. Pure i trigliceridi, perché ce li ho un po' alti, visto che ci siamo. No, visto che è un periodo che insomma, quando si fanno i tamponi, le cose eccetera, adesso è fondamentale, sì, direi. Assolutamente, adesso controllarsi è fondamentale. Certo. E dunque, quali sono i punti di forza della sua azienda? Ma i punti di forza della mia azienda, per certi versi, sono la ricerca costante di prodotti nuovi da immettere sul mercato. E poi ovviamente avvalermi di persone, circondarmi di persone che possano aiutarmi a spingere questi prodotti nel mercato, quindi all'interno delle farmacie o comunque dei posti dove si vanno a vendere, e allo stesso tempo avere persone anche come Erika che mi fa comunicazione e che mi permette di presentarmi anche in modo diverso sia ai farmacisti che alle persone che non conoscono i miei prodotti. Ecco, l'ha nominata e adesso la inquadriamo, Erika, responsabile della comunicazione. E a questo proposito, perché scegliere voi? Perché scegliere la vostra azienda? Allora, una bella domanda. È una domanda che posso raccontare un piccolo aneddoto, sì, che è avvenuto con Marco.
nella ricerca dei vari prodotti che lui elencava prima, siamo andati in un'azienda dove mi aveva colpito molto il fatto che, visto che è uno dei focus delle sue ricerche, quello del cercare sempre il prodotto che abbia una componente biologica alta, dove il fornitore aveva detto che di quel prodotto che noi stavamo guardando l'unica parte chimica che c'era era la gocciolina di colla a caldo che teneva la coccinella sul packaging. Quindi da lì ovviamente a me si è aperto un mondo a livello comunicativo, perché comunque era una bella storia da raccontare, perché un conto è leggere gli ingredienti, INCI come si chiamano in farmacia, del prodotto, e un conto è andarlo a raccontare con un'immagine quando poi la gente, suo punto forte, deve andarlo a raccontare al farmacista e far vedere le cose principali che questo prodotto ha, le caratteristiche principali, facendo subito un rompighiaccio con le immagini e poi andando a raccontare quelle che sono le particolarità del prodotto che Marco va a ricercare. Quindi cioè, è proprio un lavorare in sinergia dal punto di vista del prodotto ottimo, valido, al punto di vista della comunicazione che ovviamente deve andare a valorare quelle che sono state le sue ricerche. Quindi alla fine direi che è questo. E andate sempre d'accordo su... Quasi, non sempre, ma si cerca di andare d'accordo. Dietro quel quasi. Perché certo la comunicazione oggi è fondamentale, no? Certo. E quali sono i mercati della vostra azienda? Il mercato prevalentemente è la farmacia, poi ovviamente adesso ci sono la parafarmacia, l'erboristeria, la sanitaria e ovviamente i negozi biologici. In realtà non c'è sempre solo un mercato di riferimento, ma avendo comunque una rete vendita che ha un focus, i mercati di riferimento sono questi. È più semplice per certi versi esportare i prodotti, perché all'estero il mercato di riferimento è uno e quindi quando si va nella farmacia, la farmacia è il cosiddetto drugstore e quindi nel drugstore uno trova tutto, trova dal farmaco al prodotto per la cura delle persone, quindi è un focus più semplice. In Italia è tutto molto più spezzettato, ma di fatto questi sono i nostri mercati. Ma voi siete anche all'estero? Noi siamo anche all'estero, noi vendiamo alcuni nostri prodotti in Polonia, alcuni prodotti in Slovenia, qualcosa in Spagna, qualcosa nel nord Europa, anche perché oltre a questi prodotti io ho un prodotto particolare a cui sono molto affezionato, che però è veramente un prodotto di nicchia perché è un prodotto, un test di droga a polveri superfici. Ah! E quindi in ambito familiare è un aiuto grande per la famiglia. Beh certo, un genitore che ha il dubbio. Assolutamente, con questo, può fare il test. Con questo test si toglie il dubbio, anche perché come dico io, il ragazzo non ti dà autonomamente nella saliva, nella sua urina, quindi se tu hai modo di controllarlo e in ambito familiare il controllo è consentito anche se il figlio è maggiorenne, basta che viva sotto lo stesso tetto. Perché se non vive sotto lo stesso tetto il controllo non c'è, mentre se vive sotto lo stesso tetto... Questo è molto interessante perché nel caso è giusto che ci sia dialogo con i genitori, per, no? Assolutamente. Se un genitore scopre una cosa del genere è giusto, è importantissimo perché possa parlare prima che succedano cose... Anche perché prima si ferma questo problema, prima il ragazzo evita di andare avanti ad avere maggiori problemi. Ma adesso mi ha incuriosito molto questa cosa, ma a parte che sono genitori ancora di due figli, però credo che insomma, abbiano passato l'età critica, ma bisogna avvertirlo un figlio? Che adesso ti faccio il test? Ma allora, secondo me cioè, sarebbe carino avvertirlo, però diciamo che soprattutto quando sono minori, perché io facendo certo. ricerche, ho visto che ormai i ragazzi spacciano ai 12, 13 anni, 14, avvertirlo secondo me è un problema e come dico io, noi abbiamo lo strumento, non la soluzione, quindi tu puoi comprare il nostro test, scoprire che il ragazzo fa uso di sostanze, ma poi non possiamo darti la soluzione, cioè la soluzione deve essere all'interno della famiglia. Certo. Però è molto molto importante, molto importante. Allora, torna Erika di torna scena, Erika. Perché parliamo di top secret, cioè del segreto della vostra azienda. D'altro canto ci chiamiamo così.
Allora, l'ultimo segreto, quello 2021, è l'adozione da parte della T&A della realtà aumentata dal punto di vista della comunicazione. Realtà aumentata. Sapevo che questa certo, sarebbe stata la reazione. Certo. Allora, un modo molto innovativo di comunicare con l'utente. Praticamente il concetto è quello di impressionare chi inquadra il logo della T&A con un aspetto emotivo molto coinvolgente, si scatena un video che racconta quello che è il prodotto, viene ricondotta una scheda poi informativa del prodotto stesso, è una cosa da vedere, da scoprire e gliel'ho proposta a Marco proprio perché io occupandomi di comunicazione vado a cercargliele un po' tutte, motivo della lite, sono sempre lì a raccontargli, guarda, ci potrebbe essere questa cosa da fare, quest'altra da fare, e quindi sicuramente questo prodotto l'ha trovato molto particolare, molto ad effetto wow, senza trovare troppi giri di parole, effetto wow, è l'effetto scatenante, sì. Poi appena sarà, andrà in porto il mese prossimo, appena sarà ufficiale, vedremo anche la tua reazione. Mi faccia capire, è interessante. Poi tra l'altro secondo me ha ragione, perché oltretutto mi hanno detto che ha una fede calcistica che mi piace molto e quindi sì, sarà bravissima sicuramente. Assolutamente. Io vi ringrazio, è stato molto interessante, vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Thank you.